Volevo fare questo video. Come sapete, YouTube per me è intrattenimento, tenermi compagnia e fare cose che mi vengono in testa. Volevo fare questo Baby Food Challenge da un bel po', perché è spopolato da un bel po', almeno un anno, però mi sono fatta coraggio. Quindi, e poi dovrò fare, questi qui li darò al Rottweiler, che il mio vicino c'è un Rottweiler, così questo non va cippato, ovviamente. Quindi io, questi tags vanno fatti con due persone, ma io non ce l'ho un'altra persona per farlo, quindi devo farlo da sola. Però me la caverò a modo mio. Vi dico già in anticipo che taggerò Antonio e Mauro del canale 55 Winston 55, quindi vi avverto lo devono fare, perché... Ok, quindi sono andata al supermercato e ho comprato del cibo per bambini. Non è che ho scelto cose facili da mangiare, però ho scelto, questo era in saldo, di Gerber, le patate dolci, sweet potatoes, di Gerber, apple, mango and kiwi. Due, almeno due le potevo prendere buoni, no? Questo è EcoBio, sweet potato and chicken dinner. Questo è una cena di pollo e patate dolci. Questa è una cena, sweet potato and chicken dinner. Sì, questo penso che è biologico, sì, organic, è organic. Quindi poi, ok, sono amore. Poi ho tre, che questo l'hanno dato un altro baby challenger e dicevano che era abbastanza disgustante, e questo è una cena di il prosciutto cotto, il prosciutto cotto con ecco, si chiama ham, è sempre della Gerber. Questo è second, perché sono numerati 1, 2, 3 secondo l'età, no? Questo è 2. Questo è ham and ham dinner e il colore è rosa, non so se si capisce, però c'è tutto. Vediamo l'età, non so l'età io qui. Non so quale età è due, perché io queste cose non le do ai miei figli, quindi. Dice di non mettere nel microonde, ovviamente. E queste cose, e l'altro, ce ne sono altri due. Questi sono i Worcester di pollo, chicken sticks. Questi sono terzi, per terzi. Comunque, sì, c'è un'età, e quindi sono questi chicken sticks. Però, la cosa migliore della Gerber, e questo è terzo. Terzo non so se è più di un anno, non so, non mi ricordo, qualcuno lo sa, uno, due, tre. Comunque, c'è scritto qui, vediamo che c'è scritto qui. Ok, dice, ok, c'è dell'età che devi seguire comunque. E questo è lasagna with meat sauce dinner. Ora guardate la bella foto della lasagna, e questo è ovviamente quello che ti danno. Quindi proviamo, iniziamo con una cosa facile, iniziamo con apple, mango and kiwi. E queste cose qui, comunque io non comprerei mai Gerber perché fa parte della Nestlé, io ce l'ho contro quella ditta, a parte quello. Qui dentro c'è mele, il purè di mango, kiwi e un po' di ascorbic acid, vitamina C. Ok, non c'è zucchero aggiuntivo, non c'è niente. Ok, proviamo. Ok. Questo, proviamo il apple, mango and kiwi. Vediamo com'è. Questo, per non avere giù zucchero aggiuntivo, a me piace molto quello della banana, anche da adulto l'ho mangiato. E questo, quante calorie è questo? Questo lo potrei anche ricomprare. Quante calorie ha?
non so, 90, questa è 90 calorie. Ovviamente non c'è zucchero, non ci sono sali, non c'è niente aggiuntivo. Questo penso non lo do al Rottweiler. Sai, la cosa è che è molto, questo deve essere il numero 1, 3. E non so, quando si inizia dalle 3 anni? 6 mesi, non mi ricordo. Solo che sono molto acquosi, no? Però questo di Apple, Mango and Kiwi, promosso a pieni voti, questo forse me lo tengo, eh? Non lo diamo al Rottweiler. Ora proviamo questo qui che è sweet potato, sono patate dolci. Qui dentro c'è scritto, c'è dentro patate dolci, acqua e ascorbic acid, vitamina C, 2-10 color. E questo è 110 calorie. E questa è una monoporzione. Ok, proviamo qua. E qua non c'è sale, non c'è niente. Mettiamo qui. Questo però, l'unica pecca di questo, ok, è molto liquido. Quella è la cosa che non sono abituata a avere, cioè queste cose molto liquide. Però questo è buono. Sì, questo, oddio, questo tag non sta andando come vorrei. Queste cose sono buone. Ho voluto scegliere un po' di più, però mi sto abituando. Lasciamo questi aperti perché devo mangiare gli altri che fanno schifo. Ora, ok, lo faccio. Proviamo questi little sticks, chicken sticks. Così vanno al Rottweiler. Assati, sai, di carne lì. Guardiamo, pensati, prima di tutto guardiamo quello che c'è dentro. C'è, è una monodose. C'è però 300 mg di sodio. Non c'è, c'è zuccheri, non c'è, ci dovrebbe essere, c'è, ovviamente c'è sale, no? Non dice qua dietro che devi, non puoi dare questo a un bambino, non standogli vicino, ovviamente. Qui dentro c'è pollo, acqua, sale, olio, vegetale, zucchero. Onion and garlic powder. Però c'è sale, sì, c'è sale, c'è scritto qua, c'è sale. Questo è un third. Sì, sono i graduates sono i bambini un po' più grandi. Quindi proviamo questo, vediamo com'è. Ora non ho una forchetta, vediamo se posso tirarlo fuori. Ok. E non posso tirarlo fuori, aspettate qui fino a che lo tiro fuori. Vabbè, ci metto il dito dentro, ma non so cosa sto facendo, non ho la forchetta. Oddio, è anche difficile levare queste cose. Ok. Oddio. Sono molto mushy. Oh, si distruggono toccandoli. No, no, aspetta, ecco qui. Ecco, ne devo levare uno fuori. Questi sono i chicken sticks. Little stick, chicken sticks. Il profumo, ok, vediamo un po' qui. Penso che a un bambino piccolino che sta abituando a mangiare delle cose, questo probabilmente gli piacerà. A me è disgustante, è troppo, troppo moscio. Sì, la texture non è una texture adulta. Non è malvagia, penso a Rottweiler gli piacerà. Sai cos'è? Il sapore non è malvagio, c'è sale,
Molto, io pensavo che queste cose, beh, se non ci mettono il sale, il sughetto è tutta acqua, quello va buttato via, quindi questo lo rimettiamo qua dentro. Insomma, si può fare. A un bambino piacerà, probabilmente sì. Ora, uno lo sto. Ok, prendiamo un po' di queste patate dolci qui, solo per buttare giù quelle cose lì. Cosa è buona? E questo non c'è sale, non c'è zucchero. Ci mettono sale. Ci hanno messo sale lì, non è che. Questo, proviamo questo. Questo era quello che tutti hanno trovato disgustante. È il ham and ham gravy. Questo è per due, quindi il bambino quanto può essere? 6 mesi. Vediamo se cosa c'è dentro, solo per capire. No, qua c'è solo il fresh ham. Water and corn starch, l'acido amido di mais, spessore per fare le cose più dense. Ok. Non so se sa di suino. Anche se io quando i miei figli erano a questa età non gli ho mai dato suino. Poi non dico ma queste cose, dico solo le fruttine e le verdure neanche, le verdure facevo a casa. Vi faccio vedere com'è. Ok, qui dentro sì, c'è poco dentro. Vediamo un po' com'è qui, puliamo il cucchiaino. Questo proprio è rosa. No, questo no, non è possibile, è troppo disgustante. Oh my God, questo è disgustante. Io non so quale madre darebbe questo al bambino, veramente. È tremendo. E tutti dicevano che questo qui in particolare è tremendo. Piacerà al Rottweiler, però. Oh ma questo è tremendo. Ma ci sono anche in Italia così con il suino. Guarda, spero che le mamme assaggiano queste cose prima di darle ai figli, ma i bambini non sanno la differenza comunque. Sai, perché ci manca il sale. Sì, è scialbo, è molto scialbo, ma non solo quello, è disgustante. Ok, arriviamo al sweet potato, questa è la cena. La cena, questo è tutto organic, la cena di patate dolci e pollo. Vediamo cosa c'è dentro. Sì, non c'è zucchero, non c'è sale, organic e non ha conservanti. C'è patate dolci, organic, acqua, organic whole grain brown rice. C'è farina di riso, brown, organic apricot purée. Purè di albicocche e ultimo, quindi quasi tutto frutta e quasi tutto verdura e poi c'è un po' di pollo e basta. Tutto è organico, vediamo com'è. Faccio vedere com'è. Ovviamente è molto liquido. Questo è il numero 2, i due sono molto liquidi. Questo doveva essere un 3 forse. Anche quello è 2. Questo si sente la frutta, la verdura. Vediamo qua, faccio vedere com'è. Lo sapevo, questi qua che sono organic saranno più buoni, però ho sentito che non sono molto appetitosi. Però ai bambini gli piace, insomma. Non so perché non hanno lo stesso gusto. Cose come noi, non sono abituati, quindi a loro tutto gli va bene, quasi tutto. Questo, il pollo non si sente, quindi è una grandissima fregatura, perché questo costano $1,79, questi costano. Il pollo non si sente, proprio è anche ultimo negli ingredienti.
Si sente la bicocca, no? La patata dolce non si sente. C'è albo, non c'è sale, non c'è zucchero, non c'è niente, che non ci dovrebbe essere comunque. Questo non mi piace proprio, però sono gusti adulti, però forse è un bambino, non so di niente, questo veramente è poco, capirei se un bambino fa tutte le smorfie che non lo può mangiare. Poi arriviamo al Italian style, questo è, metto la foto qui, bella foto, questo è lasagna with meat sauce dinner, quindi questa è lasagna alla carne, come dico, alla carne, con sugo di carne. Faccio vedere com'è. Sì, questo è per un tre, three food, si sì, sento qui, vediamo che c'è dentro, eh. Sono brutto pure, ovviamente. Qua c'è scritto, vedo che c'è dentro. Questi hanno 150 calorie. Non ha zuccheri e non ha cose artificiali. purè di pomodoro. Succo di pera. Cooked pasta cotta. Carote, manzo, acqua. Farina di riso, cheddar cheese e cioè hanno messo annatto che è un colore naturale e aceto balsamico. Insomma, quella che c'è qui. Proviamo. Sentiamo l'odore. Sa di quelle lasagne che di quella pasta che prendi sul lato grill, hanno queste cose, questi posti così, no? Io ho di paura, bene, proviamo, vediamo com'è. Sì, è molto. Oh, aspetta, faccio vedere, c'è pezzettini di pasta dentro, però faccio vedere, vedete? Quindi questo è veramente della pasta dentro, vediamo qua. So, già avranno messo il succo di pera per un po'. Non so di lasagne, ti dica, non so neanche. C'è l'odore di manzo. Non si sente, forse si sente un po' il pomodoro. È un'idea di lasagna with meat sauce dinner. È molto disgustante. Proprio no. Non ci arriva minimamente, il manzo non si sente. Il pomodoro un pochettino. Comunque, niente va sprecato qui. Comunque, girls and boys, ho assaggiato tutto. Ora ritorno a questi apple, mango e kiwi. Ovviamente attacco solo due persone, Mauro e Antonio, come gli ho scritto sotto un video. Se ci fosse il tasto abbraccio, cliccherei su quello. Questo weekend. Per noi finisce ufficialmente l'estate, però abbiamo avuto una. Negli ultimi giorni mi sto svegliando per mettermi un'altra coperta perché fa freddo, freddino la mattina 11-10, per ora ritornerà,
inizia fra 5 giorni di veramente piena estate, però l'estate per noi finisce questo weekend, sono tutti saldi, cose del genere. Finisce ufficialmente, ovviamente, però l'estate finisce alla fine di questo weekend. Quindi, spero questo video vi è piaciuto. Taggo Maure e gli mando, se ci fosse il tasto abbraccio, lo manderei, lo userei. Però vi do una compagnia. Questo lo promuovo. Non promuovo il brand perché io lo prendo così. Però vediamo chi fa questo qui. Perché non appoggio la Nestle. Questi sono tutti Gerber. Sì, sono tutti Gerber. Questo è Gerber. Questo di chi lo fa questo? Chi lo fa questo organic? Solo per curiosità, per capire. Earth's Best. Sì, questo non sapeva di niente, però non era... O lo fa Hain, H-A-I-N, è un buon brand, Hain. Hanno tutti i prodotti organici, si trovano in erboristeria, fanno buoni prodotti, tè, tantissime cose. Comunque, e costano anche $1.79, quindi costa. Io sempre dell'idea che anche io lavoravo e nel weekend preparavo tutto e mettevo nel freezer, così c'erano le mini e poi l'unica cosa che compravo di queste cose qui ogni tanto compravo le fruttine perché era comodo, però non compravo mai la carne e cose del genere. Io non so come un bambino piccolino, questo è il numero 2, potrebbe anche digerire questo. Beh, la pranna è tutta roba studiata, quindi questi Worcester sono la cosa più disgustante, non so come una mamma potrebbe darglielo ai figli, guarda. Comunque, buon weekend. Ora carico questo video e ci vediamo presto. Ora devo sistemare tutta questa, a parte le frutte che me le mangio io, e tagliare al Rottweiler, il mio vicino, così non sono sprecati.